Limbiate, patrocinato dalla città di Limbiate, dalla provincia di Monza e della Brianza, dalla Regione Lombardia e Consiglio regionale e dall'UPLI, Unione Nazionale Proloco d'Italia. La Proloco vi dà il benvenuto. Passiamo al prossimo premio, premio del Presidente a Sergio Sinesi con il romanzo In bianco e nero. Premia Marinella Miconi. Perfetto, raggiungono il 100 della sala. Consegna appunto la tagra pergamena a Marinella Miconi. Legge la motivazione dopo la foto Marinella Miconi. Osip è convinto che la causa che si cela dietro la morte di sua madre, Natascia, badante ucraina che lavora nella città di Milano, è molto più misteriosa e complessa rispetto alla ricostruzione operata dalla stampa e dalla polizia. Essi, infatti, avevano archiviato il fatto, sostenendo che la donna si fosse suicidata, gettandosi sotto un tram in corsa. La ricerca forsennata da parte di Osip delle cause dell'accaduto lo porterà a conoscere personaggi singolari e a prendere progressivamente coscienza della verità. La narrazione è supportata da una trama solida, una struttura accattivante, abilmente intrisa di mistero, che si sviluppa con un crescendo di tensione, rivelando delle verità aberranti. La dinamica delle vicende narrate accresce la suspense, che si fa sempre più incalzante e coinvolgente, fino a condurci a un finale imprevedibile. Grazie mille, vorrei aggiungere le parole a Paolo. Sì, ringrazio la giuria, sono molto onorato di questo premio e sono veramente stupefatto per l'organizzazione di questo evento. Grazie molte. Grazie. Sergio Sinesi arriva da Cesate, vicino, abbastanza vicino. Sì, vicino al nostro ambiente.